Prima dell'elettrificazione della rete ferroviaria nel 1959, tutte le locomotive che transitavano sulla linea ferroviaria adriatica rilasciavano materiale altamente inquinante, puntualmente emerso da una serie di rilievi attraverso appositi carotaggi sull'area di risulta in vista di opere pubbliche importanti come il Palazzo della Regione e infrastrutture a servizio della ferrovia. Dai documenti della recente conferenza dei servizi si parla di materiale antropico nero costituito da sostanze altamente nocive come piombo, arsenico e benzene, che va assolutamente rimosso prima di avviare qualsiasi attività di sbancamento. In base a una deduzione logica, il Comitato Strada Parco Bene Comune ritiene che sia plausibile riscontrare questo materiale anche su un lungo tratto di via Castellammare Adriatico, dove dovrà passare la ferrovia, e in via della Liberazione a Montesilvano. Il Comitato, a seguito di questi rinvenimenti, ritiene per deduzione, diciamo, logica, storica e funzionale che ci sia l'alto rischio che questi tipi di rifiuti possono essere stati, possano ritrovarsi anche sotto il sedime della Strada Parco, perché la Strada Parco naturalmente era la linea ferroviaria adriatica che è stata interessata dal passaggio di locomotive dal 1900. 1863 al 1959, la data in cui poi è stata elettrificata la linea tra Pescara e Ancona, e quindi c'è il concreto rischio che anche la Strada Parco sia interessata a questo tipo di rifiuti. Quindi voi chiedete sostanzialmente che questi rilievi, questi carotaggi vengano fatti anche su via Castellammare Adriatico. Noi lo riteniamo assolutamente necessario, abbiamo fatto un esposto ai comuni di Pescara e di Montesilvano, alla regione, alla provincia, all'ARTA e alla ASL, appunto perché vengono fatti questi tipi di rilievi, di carotaggi, onde verificare cosa c'è sotto il sedime della Strada Parco. Tutto questo va nella direzione di una nuova valutazione di impatto ambientale che dovrebbe essere fatta e che del resto era prevista dalla sentenza emessa dal Tribunale regionale amministrativo di Pescara e che alla luce di questi rinvenimenti nell'area di risulta diventa ancora più opportuna.